Ha una voce deliziosa. Vorrei tanto conoscerla. Oh, è davvero simpatica. Ma quando le è vicino finga di non avere l'uccello. Sa, ha un innato senso di strapparli via. No, allora devo assolutamente conoscerla. Una volta sono andato da quel... dunque, parti, noi diciamo così. Stavo diventando un po' peloso quando... Detta! Come her, Klein. Detta non parla inglese, comunque ha un suo modo speciale di comunicare. Ma forse è meglio che vi lasci solo. No, non sia stupido. Friedrich, non posso. Non posso rubarle la ragazza. E perché no? Non mi aspettavo che venisse stasera. E comunque non sarei dell'umore adatto per certe cose. A parte questo, da quello che mi ha detto, vive come un eremita in quel castello. Avrà pur bisogno di socializzare. Detta. Zeige ihm sein Schlafzimmer. Thank you.
Non credo che parli inglese. A parte questo, temo che voglia parlare solo delle salsicce bianche. Hackfleisch. Mi fa venire fame. Weisswurst, 6 marchi. Una salsiccia bianca. Posso avere un po' di quel Weisswurst? 6 mark, bitte. Danke schön. Bitte. Più tardi i membri si incontreranno per discutere sulla gita e sono certo che non l'aspetteranno. Pertanto le consiglio di essere puntuale. Non mancherò. Carino a preoccuparsi per me. Sembra quasi che mi stia guardando. Quello deve essere il famoso Glockenspiel di Monaco. Quello deve essere il famoso Glocke... Buongiorno, Gabriel. È arrivata un'altra busta da Rittersberg. Una richiesta per me e una lettera per lei. Gabriel, ho lavorato molto a questo caso e finalmente sta dando i suoi frutti. Ho pensato di informarti. C'è assolutamente qualcosa che riguarda Ludwig II. Sono abbastanza certa che avesse una relazione con un lupo mannaro. Anzi, a dire il vero, forse anche lui è stato trasformato. Comunque, gli successe qualcosa durante quella battuta di caccia e in seguito i suoi comportamenti corrispondono perfettamente a quelli descritti nel libro sui licantropi. È davvero affascinante. C'è una coppia americana qui. Si chiama Smith. Vengono dalla Pennsylvania.
Mrs. Smith mi ha parlato del tuo destino ed è certa che tu sia collegato in qualche modo con Ludwig. Inoltre mi ha detto di avvisarti di fare attenzione al Black Wolf. Ne hai sentito parlare? Allora non dirmi dove sei, per quel che mi importa. Sai, noi dovremmo essere una squadra, Gabriel. Io sono quasi arrivata alla fine. Ho fatto quasi tutto ciò che potevo fare qua giù e se vuoi posso raggiungerti. Magari riconoscerei qualcosa della mia ricerca. Non sto scherzando, Grace. Sta diventando matta. Ludwig II un lupo mannaro. Sì, sì, certo. Com'è andata con la ricerca delle persone scomparse? Ah, già, me ne ero dimenticato. Frau Hogel mi ha dato qualcosa stamattina. Sì. In due boschi si sono verificati casi di persone scomparse. Il Nationalpark Bayerischer Wald e il Naturpark Schwäbisch-Frankischer Wald. Ha controllato entrambe le zone, partendo da 10 anni fa. Tra il 1960 e il 1969 ci sono stati solo uno o due casi all'anno nella zona della foresta nazionale. Tra il 1970 e il 1990 vi furono da 10 a 12 casi all'anno. Nel 1991 il numero è salito a 17 per scendere ancora a 12 nel 1992 e nel 93. I dati sul Schwäbisch-Frankischer Wald sono simili. Curioso. Le fa venire in mente qualcosa? Magari lo facesse, sarebbe un messaggio forte e chiaro. Nel pomeriggio farò un giro nella foresta nazionale bavarese. Posso chiederle un altro favore? Devo far tradurre una cosa, ma dovrebbe farlo qualcuno di fidato. E lo chiede a me? Lei non conosce ancora bene gli avvocati tedeschi. Harry, che razza di burlone. Ok. Eccola qui. Wir müssen miteinander reden. Dobbiamo parlare? Nein. No. Es ist meine Karriere, verdammt noch einmal. Vielleicht sogar mehr, wenn die... La sua carriera è in pericolo, anche se la polizia... Ich habe Ihnen doch gesagt, nicht darüber zu sprechen. Io le avevo detto di non parlarne. Aber ich denke mir, dass die Polizei bereits weiß, dass unsere Wölfe nichts damit zu tun haben. Die können einen Test machen an dem Körper. La polizia sa che i lupi non c'entrano con i delitti. Possono fare dei test sui loro corpi. Gut. Ihre geflüchteten Wölfe sind keine Killer. Was soll's? Halten Sie nur Ihren Mund. Sie sind damit besser dran. Allora, i lupi scappati non sono assassini. Qual è il problema? Aber Herr Knight, er kam gestern Morgen zu meinem Büro. Er hat viele Fragen gestellt. Dice che lei lo ha praticamente sommerso di domande. Worüber? Su che cosa? Über die Wölfe. Sui lupi. Chi sono questi uomini? Sono solo amici. Ma credo ci sia dell'altro. Was ist los von Eigner? Ich muss mit jemand anderem reden. Lui non vuole parlare. Dice che deve parlare con qualcun altro. Ich habe mir gedacht. Wissen Sie etwas über Grossbergs Tod? Sa dirmi qualcosa su Grossberg? Sulla morte di Grossberg? Wieso sollte ich? Perché mai dovrei? Nun, ganz einfach. Ich gab Ihnen seinen Namen. Io le ho dato il suo nome. Und? E? Herr Knight fragt mich, ob ich Grossberg kenne. Qui dice che lei gli ha chiesto se conosce Grossberg. Was? Ciò che è successo dopo lo conosco. Lo sa, sarebbe una vera tragedia se la stirpe dei Ritter terminasse. Una vera, vera tragedia. Non sto parlando solo per il bene della nostra società, ma... Sono sicuro di quello che faccio.
Bene, me ne vado. Ci vediamo, Harry. Arrivederci. L'investigatore privato americano. Dunque, Criminal Commissar Lever. Si offende se la chiamo KKL? Ti metto seduto. Ma KKL è letona. Sì. Potrei dare delle informazioni a Lieber, ma al momento credo che non ne trarrei alcun vantaggio. A che punto si trova il caso? Non c'è proprio niente di nuovo che le possa dire. Oppure c'è qualcosa di nuovo che invece non possa dirmi. Ok, ricominciamo da capo. Non avete ancora trovato i lupi dello zoo? No. Avete trovato qualcos'altro? Nein. La cosa non mi sorprende. Lo trovo davvero divertente. Ho parlato con l'assistente di Grosberg. È stato un colpo di fortuna. Però lei mi ha detto che voi avete preso i suoi libri contabili o mi sbaglio? Non le ho forse detto di non impigiarsi della questione? È vero, me lo ha detto. Perché avete preso i libri contabili di Grosberg se era una vittima casuale? Finché sarà aperto il caso lavorerò come da manuale. Paleative controllerò il passato della vittima. Trovato qualcosa? Non credo che abbiano già controllato. Lo faremo fare a un agente giovane. Come ha detto lei, è solo una vittima casuale. Ho detto una cosa simile. Se glielo chiedessi, mi farebbe dare un'occhiata ai libri contabili di Grosberg? Assolutamente no. E se potessi provare che non era una vittima casuale? Lei è pazzo. Davvero? Senta, se ha delle informazioni, voglio che me ne parli subito. Ma quali informazioni? Commissario, me li lasci per 5 minuti. Se Grosberg era una vittima casuale, il fatto che io li guardi non conta nulla. Se non lo era, potrei esserle d'aiuto. Lei non ha niente da perdere. Ma siccome, secondo me, lei non sa niente. Nein registri. Se riesco a convincerla che so qualcosa di nuovo sul caso, mi lascerà vedere i libri contabili di Grosberg? Sono tutto orecchie. Bene. Si tenga forte. Aber ich denke mir, dass die Polizei bereits weiß, dass unsere Wölfe nichts damit zu tun haben. Die können einen Test machen an den Körpern. Gut. Ihre geflüchteten Wölfe sind keine Killer. Was soll's? Halten Sie nur Ihren Mund. Sie sind damit besser dran. Aber Herr Knight, er kam gestern Morgen zu meinem Büro. Er hat viele Fragen gestellt. Worüber? Über die Wölfe. Ich habe mir gedacht,
Wissen Sie etwas über Großbergs Tod? Wieso sollte ich? Nun, ganz einfach. Ich gab Ihnen seinen Namen. Und? Lei vorrebbe! Prima i libri contabili. Stata, bringen Sie Großbergs Papiere herein. Danke, Stata. Das ist alles. Vado fuori a bere un caffè. Le conviene avere qualcosa di importante da dirmi quando torno? O imparerà molto più sull'applicazione delle leggi tedesche di quanto non voglia sapere. Stella! Kommen Sie her und nehmen Sie die Papiere weg! Seduto! E adesso? Parli! Per Dr. Klingman dello zoo? Sì? È membro di un club per soli uomini. È il tizio che ha chiesto di Grossberg. Anche lui è membro del club? Dito, è il terzo tizio, quello che assomiglia un po' a un pitbull. Vada avanti. Il tipo che ha chiesto di Grossberg... Era nella rubrica degli indirizzi di Grossberg. Quei due si conoscevano. E il club a cui appartengono tutti è vicino al punto in cui è stato ucciso Grossberg. Una coincidenza? Non credo proprio. Ottimo lavoro. Indagheremo immediatamente su quel club. E dovrà consegnarmi anche il nastro. Ehi, aspetti un attimo. Sto già indagando io su quei tizi. E se lei va là con i suoi gorilla, posso anche smettere di lavorare. Mi spiace. Ma sono io ad occuparmi del caso e ora ho una pista. Non posso dipendere da lei per fare il mio lavoro. Come si chiama questo club? È il Friendly Wanderer, vicino all'università. Ok. La ringrazio per le informazioni, ma le consiglio vivamente di squagliarsela. Gestiremo noi la cosa. Certo, era mia intenzione. Buona fortuna, Liber. Il nastro. Idiota. Salve, lei è Mr. Dorn? Yeah. Che cosa vuole? Il mio nome è Knight, sono un socio di Grossberg.
Grossberg. Quel maledetto bastardo mi deve un sacco di soldi. Ora che è morto, chi diavolo mi pagherà, eh? Sarò io ad occuparmi dei suoi conti. Se mi dice che lavoro ha fatto per lui, esattamente, posso firmarle un assegno anche subito. Non parlo con nessuno di quello che faccio. Mi dia quello che mi deve e forse possiamo anche fare degli affari insieme. Altrimenti non voglio più sentir parlare di quel porco e dei suoi fottutissimi soci. Ah, Gabriel, si accomodi, prego. Ehi, Harry! Può ritirare i soldi per me dal conto dei Ritter? Certamente. Quanto le serve? 14.000 marchi. È sicuro che sia saggio avere così tanti contanti? Non li terrò per molto. Contento lei. Frau Hogel, gehen Sie zur Bank und holen Sie mir 14.000 Mark vom Ritterkonto ab. Ja, schönen Dank. Cosa ne dice di fare testamento? Intanto che aspettiamo. E se lasciassi tutto quanto a lei? Mi piacerebbe tanto che lasciasse tutto a me. Grazie, tesoro. Bene, me ne vado. Ci vediamo, Harry. Arrivederci. Ancora lei. Ce li ha i soldi che mi doveva Grossberg? Quattordicimila marchi. E in contanti. Avanti. Prego. Non è il massimo, eh? Intendo l'odore. Sono questi animali puzzolenti. Puoi spruzzargli tutto il deodorante che vuoi. Ma puzzano. Già, alcune creature sono fatte così. Mi piacerebbe conoscere i suoi piani di lavoro, Ernight. Che tipo di animali procurava a Grossberg? Un po' di tutto. Per la maggior parte erano felini. Animali che hanno delle belle pelli, capisce? Animali che non si trovano facilmente. Ma per lei, lei paga in contanti. Le posso procurare tutto. Può procurarmi degli ippopotami? Ok, forse non proprio tutto,
ma le assicuro che si stupirebbe. Ha bisogno di qualche gattone. O dei gorilla. Posso procurarglieli. Ma sì, potrebbe anche darsi. Le farò sapere. Si occupava Grossberg delle pelli o lei? Io? Lo facevo io. Costa solamente 250 marche in più e faccio un buon lavoro. Pulisco la pelle completamente per quella cifra, ma non la carne. Deve pagare di più per la carne. Ovviamente. Anche se ogni tanto Grossberg voleva che gli portassi animali vivi. Non so cosa se ne facesse. Non mi piace fare domande. Credo di saperlo io. Ha parlato con Grossberg prima che morisse? Yeah, certo. Più o meno qualche giorno fa. Quel bastardo mi doveva dei soldi. Mi ha parlato di lei, sa? Ah, sì? Yeah, natürlich. Disse che aveva un nuovo socio in affari e che presto sarebbe riuscito a liquidarmi i soldi che mi doveva. Pensavo che avesse mentito, ma adesso che è arrivato lei mi rendo conto che aveva detto la verità. Sì. E come andavano le esportazioni di Grossberg? Ok, di solito io importo gli animali, non li esporto quasi mai. Ho faticato per trovare qualcuno che volesse quei due. Oh. Ah, già. Dove erano dirette quelle esportazioni? Taiwan. Ad uno zoo, mi hanno detto. Ma io non l'ho mai bevuta. Penso che si tratti invece di un ristorante. Così vendono carne di lupo nei ristoranti di Taiwan. Perché non dovrebbero? Vendono anche la tigre. Quella gente mangia di tutto. C'erano due lupi, vero? Yeah, certo. Maschio e femmina. Posso vedere dove teneva i lupi? Yeah, natürlich. Li tenevo chiusi nell'ultima gabbia sulla destra, quella appoggiata contro il muro. C'è qualcosa là dentro, ma non riesco a capire di cosa si tratti. Thank you.
Le piastrine di identificazione di Hilda e Parsifal. È abbastanza per la teoria dei lupi killer dello zoo. Questi animali sono sporchi e affamati. Mi piacerebbe metterci d'orni in una di quelle gabbie, per poi lasciarcelo. Not the least. Clever. How do you guys? Good. Ah, eccola qui. È pronto? Suppongo di sì. Io non ho nulla con me, ma Von Eigner dice che avete dei fucili nello chalet. Oh, ci penseremo noi. Non abbia paura. Signori, andiamo. Le assegnerò la stanza. Henneman, Price, dormirete nella stanza di Price. Gabriel avrà quella di Henneman per ora. Ergot sacra. Ja, Baron. La sua stanza è al piano di sopra e l'ultima porta a sinistra. Per oggi ci rilassiamo. Domani andremo a caccia. Fantastico. Non vedo l'ora. Non c'è nulla qui dentro. Non riuscirò mai a dormire in questo posto, non senza aver barricato la porta. Potrei farmi una doccia, ma voglio dare un'occhiata in giro prima. Non riuscirò mai a... Impazzirei se mi perdessi là dentro. Salve. Herr Henneman, forse possiamo finalmente parlare. Sì, finché il mio bicchiere sarà pieno, potrà farmi tutte le domande che vuole. È particolarmente amico di qualcuno al club? Oh, amo stare molto per conto mio, Ernaint.
Ma lei sembra essere arrivato subito in cima alla vetta. No, non credo. Ah, non faccia il modesto. L'hanno capito tutti che è il nuovo cocco di papà. Per quale ragione crede che Von Zell non la possa vedere? Lei e Von Zell siete buoni amici? No, non sono mai stato abbastanza bravo per lui. Diciamo che vado più d'accordo con chi non è così pieno di sé. Von Eigner? Von Eigner è una brava persona. Il dottor Klima mi piace molto. Ci ritroviamo ogni tanto dietro ad un bancone a bere una birra insieme. Se lei lo desidera, posso fare la stessa cosa anche con lei. Beh, non mi è mai piaciuto bere da solo. Ci penserò. Chi lo sa, magari. Bene. Lei e il dottor Klingman siete una strana coppia. Di cosa discutete di solito? Herr Doctor predilige discutere della filosofia del club. Ne è letteralmente entusiasta, sa? Ed è per questa ragione che ha deciso di unirsi al nostro club. È stato lei ad appoggiare la sua ammissione? Io? No. Von Zell. Von Zell? Non sembra proprio il tipo che dà il benvenuto. Anch'io la pensavo così. Sa, quando Von Zell ha presentato Klingman, credevo che loro fossero molto amici. Ma dalle domande che fa Klingman è lampante che conosce a malapena Von Zell. Ah, ma chi diavolo se ne frega? Chi può dire il motivo per cui Von Zell fa certe cose? C'è un motivo particolare per cui non vuole dormire con Price? Non so se lo ha notato, ma quell'uomo è sempre in calore, peggio di un cane. Non capisco come il barone abbia fatto ad accettarlo. Lasci che le dica cosa sta facendo nella stanza di sopra. Si è chiuso a chiave nel bagno. E non si sta certo facendo la doccia. Non bisogna mai girare le spalle a uomini di quel genere. Non si è mai al sicuro. Credevo che Price fosse un avvocato di grido. Già, lo era, ma 10 anni fa. È fortunato non aver bisogno di soldi ora, perché non ha lavoro. Come mai? La sua natura è fin troppo ovvia, cerchi di capirmi. Ok, forse ci sono tanti uomini come lui che pensano solamente a quella cosa in mezzo alle gambe. Con la differenza che Price è un essere privo di rispetto per la decenza umana. Lui sfoggia la sua perversione. Non è quello che cerca di fare il club? Entrare in contatto con il proprio istinto? Essere primitivi? Ok, sia così. Questo è un problema che riguarda il barone, non me. Io mi limito a dire quello che vedo di Price. È uno chalet davvero carino. Venite spesso qui? Oh, almeno una volta al mese tutti quanti insieme. Però possiamo venirci tutte le volte che lo vogliamo. E avete altre proprietà come questa? Già, abbiamo anche uno chalet ad Alfdorf. Ma non ci andiamo molto spesso, in verità non è comodo come questo. Alfdorf? Il club di Alfdorf è vicino a una foresta? No, non vicino. Dentro. È nel Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald. Che domanda stupida. Ha mai sentito parlare del Black Wolf? Black Wolf? No. Grazie per la chiacchierata. Di nulla, Fiedersen. Tutto a posto, Gabriel? È un bel posto. Sì, lo penso anch'io. Dovrebbe fare un giro nei boschi. Sarebbe un modo simpatico per cominciare a orientarsi per la caccia di domani. Buona idea. È occupato. Che cosa vuole, Knight?
Sto solo dando un'occhiata. Davvero? Guardi pure tutte quante le meraviglie di questa stanza, ma poi se ne vada. Sto cercando di riposare. Non mi dispiacerebbe fare quattro chiacchiere, ma Klingman dovrebbe darsi una regolata prima. Non sapevo fosse occupato. Si figuri, non mi disturba la compagnia. Ok. Allora, mi dica tutto, Ernight. Allora, mi parli del club. Per quel che ne so, ha già infastidito abbastanza gli altri. Mi creda, è quasi insopportabile. D'accordo, possiamo parlare d'altro. Lei condivide la filosofia del club? Beh, mi guardi, amo mangiare e amo bere. Ho una macelleria e una fabbrica di birra. In altre parole, adoro chi ama mangiare e bere. Se potessi farne la religione nazionale, lo farei. Sì, ho capito. A che tipo di animali daremo la caccia domani? Ai cervi, suppongo. Oh, che peccato. Voglio dire, è un peccato che non ci sia qualcosa di più interessante da cacciare. Che cosa intende dire? Sa, dopo la morte di Grosberg è difficile trovare qualcosa di veramente interessante. Leoni, leopardi, insomma, cosa del genere. Sbaglio oppure lei ama molto correre rischi? Può darsi. Se fossi in lei, preferirei non trovarmi mai contro una persona come Von Zell. Era lei che per il club contattava Grosberg? Ja. Comprare e vendere animali esotici non è proprio del tutto legale in Germania. Gli altri non volevano saperne. Cosa lega il barone Von Zell a Grosberg? Niente. Sì, ma lo conosceva. Gli ha chiesto di Grosberg l'altra sera al club. Mio Dio, che udito fine che ha! Ha dato a Von Zell il suo nome, come mai? È semplice, me lo aveva chiesto. Sa dirmi perché Von Zell volesse il nome di Grosberg? Mi dispiace, non ne abbiamo mai parlato. Avrà avuto una sua opinione. Io presumo che, dato che Von Zell stava diventando troppo importante e che non era più il cocco di Von Glover, avesse intenzione di lasciare il club e di fondarne uno da solo. E lei gli ha dato una mano a diventare indipendente? Sarebbe un piacere vederlo andarsene. E le assicuro che non sono l'unico. Il fatto che l'abbia aiutato dandogli il nome di Grosberg ha qualcosa a che fare con il denaro che gli deve? Come sa del denaro? È nel club solo da pochi giorni. Gliel'ha detto il barone? Perché qual è il segreto? Von Zell è un banchiere, no? Esatto, è un banchiere e io sono un uomo d'affari di successo. Non lo metto in dubbio. E lui gli ha dimezzato il prestito in cambio di un piccolo favore. Non è colpa sua se Grosberg è morto. Ha sentito parlare del Black Wolf? Nein, no, non lo conosco. Ne è sicuro? Non so se i lupi neri da queste parti ci siano o meno. Io non li ho mai visti, però li ho sentiti. Che cosa vuol dire sentiti? I lupi. Nel bosco sono felice di non averli mai visti. Emettono certi suoni da far accapponare la pelle di chiunque. Sta dicendo che ha sentito dei lupi qui intorno? Ja, naturalmente. Le consiglio di non uscire quando fa buio, Ernight. Qualche volta l'ululato è davvero raccapricciante. Ma Klingman mi ha detto che non ci sono più lupi in Germania, se non qualche esemplare sulle Alpi.
E noi non siamo vicini alle Alpi. Ja, Herr Doktor, ovviamente si sbaglia. Ci sono i lupi nei boschi. Li ho sentiti con le mie orecchie, molte volte. Sarebbe molto meglio che lei se ne andasse, Herr Knight. L'acqua si raffredda. Oh, certo, non c'è problema. E chiuda la porta quando esce, per favore. È inutile. L'ho visto chiuderla con i miei stessi occhi. C'è una quantità incredibile di alberi in questo bosco. Questo cornicione corre lungo tutta la facciata dell'edificio. Però è troppo stretto per camminarci sopra senza alcun aiuto. Odio avere idee come questa. Merda. La stanza di Von Zell, se non sbaglio.
Le stesse cose che ho visto al club di caccia. Se non mi sbaglio, Grossberg stava cercando di guadagnarci con quell'affare dei lupi scomparsi dallo zoo. Bonzel deve essere stato il nuovo socio di affari di cui Grossberg aveva parlato a Dorn. Credo che a Bonzel non piacesse l'idea. Non c'è neanche un segnetto nella vasca. La cosa non mi sorprende per un tipo lurido come Bonzel. Non c'è niente di strano in quel tappetino. Guarda, guarda. Qualcuno è andato in giro a piedi nudi nel fango. Fango arancione.
Kommen Sie. Hildegund Parsifal, bei nomi. Mein Gott. Non si preoccupi, non voglio denunciarla. La prego, Herr Knight, se no perderei il mio lavoro. Ho detto che non lo farò, a patto che lei mi dica come sono andate le cose. Ho paura. Di Von Zell? La colpa è sua, ho solo eseguito gli ordini. Perché Von Zell voleva rapire quei due lupi? A me disse che ne voleva una coppia perché ammirava la loro natura di predatori. E mi disse che li avrebbe tenuti in un luogo segreto al sicuro, per studiarli. Dove ha incontrato Von Zell per la prima volta? È venuto a una delle mie lezioni circa 3 mesi fa. Sapeva un sacco di cose sui lupi, tante. Disse che ammirava il mio lavoro. Rimasi colpito dalla sua preparazione e dal suo titolo. Poi mi parlò del club, del fatto che fosse molto esclusivo e della loro filosofia, e era come un sogno divenuto realtà per me. Sì, mi rendo conto. E i lupi erano il prezzo per l'ammissione. Già. Come ha fatto a far uscire i lupi? Ho lasciato entrare il barone Von Zell insieme ad un altro uomo che non conosco nella zona dei lupi attraverso un cancello secondario. L'uomo ha narcotizzato i lupi con della carne. Quando si sono addormentati, lui e Von Zell ne hanno messi due sul camion e se ne sono andati. Ho avuto paura quando la polizia è venuta a fare delle indagini, ma non avevano trovato nulla. Io credevo che fosse tutto finito. Ma poi sono iniziati i delitti. I suoi lupi non sono responsabili. Sono stati spediti a Taiwan. Non faranno del male a nessuno. Oh, beh, questo... questo è un vero sollievo, più di quanto lei possa immaginare. Ma i lupi stanno bene? Non ne sarei così sicuro. Lei che ne pensa? Ma era quanto volevo sapere. La prego, non dica niente alla polizia. Le giuro che ho detto tutta quanta la verità. Sì, lo so, non parlerò dei suoi piccoli sporchi segreti. Ma per il bene di tutti, si faccia un pisolino, Doc. Cesoie. Potrebbero essermi utili.
Ci sono tracce di fanghiglia arancione nell'impronta. Quella gola è piuttosto profonda. Non credo di poterla attraversare. Sono io. La terra è arancione qui sotto. Deve esserci qualche minerale nel terreno. Accidenti, che odore! Maledetto buco. Ma c'è qualcosa là sotto.
Cosa c'è? Che è successo? Successo? Niente, davvero. Sembra che abbia visto un fantasma. No, io... Oh mio Dio, nel bosco. Mi faccia vedere. Gabriel, dove sta andando? Là, là dentro. Bisogna fare qualcosa. Lo ha visto. Lo ha visto, Vonzel. Vonzel. No. Non ho visto nessuno. Solo i cadaveri. Era là dentro prima e stava mangiando. Vonzel è un licantropo. Vada avanti. A quanto pare ha ucciso in questo modo per molto tempo, usando i boschi come copertura, sia qui che ad Alfdorf. Osserva attentamente le abitudini delle vittime, dopodiché le attacca in luoghi appartati. Le trascina dentro le grotte e... le mangia! Non riuscendo a trovare i loro corpi, vengono dati per dispersi. Vonzel sta attento a non farsi vedere sotto forma di lupo. Una volta una donna lo vide, ma nessuno le credette. Ma poi qualcosa cambiò, non so perché. Vonzel organizzò il piano per rapire i lupi dallo zoo, ai quali vennero attribuiti gli orrendi delitti. Ma c'era bisogno di un uomo all'interno. Così fece in modo che il dottor Klingman entrasse nel club. Poi approfittò di lui per portare a termine il rapimento. Il vero problema era come sbarazzarsi dai lupi, per fare in modo che la polizia non potesse trovarli. Il club si procurava animali esotici sul mercato nero, lei lo ha fatto per anni! Von Eigner aveva un grosso debito con Vonzel. Vonzel gli offrì di dimezzargli il debito, se gli avesse detto il nome della persona che procurava gli animali. Quell'uomo era Grossberg, il quale era ben disposto a sbarazzarsi dei due lupi per un po' di soldi. Ma Grossberg diventò avido. E poi, quando lesse dei delitti sul giornale, gli venne in mente di ricattare Vonzel. O allora che Vonzel decise di ucciderlo. Io sapevo che Vonzel aveva dei problemi, ma... ma questo è incredibile. Già, però è vero. Dobbiamo chiamare la polizia, so che si occupa del caso. No, la polizia non ci crederebbe mai. Nessuna spiegazione potrebbe prepararli a una cosa simile. Ma a parte questo, ciò che è successo a Vonzel è colpa mia. Sapevo che la filosofia era potente. Non potevo certo credere che qualcuno ne avrebbe fatto uno stile di vita. Sono stato io a crearlo. E io devo distruggerlo. Con il suo aiuto, se lo vuole. Che cosa propone? Io e lei gli daremo la caccia. Stanotte. Oh, oddio. Non lo so. Per questa ragione è venuto al club, non è vero? Voleva trovare e uccidere l'assassino di Tony Huber. Come fa a saperlo? Non è l'unico a poter fare delle domande. È tutto a posto. Sono felice che sia venuto. Adesso dobbiamo agire. Ci vediamo nella stalla a mezzanotte. Fino a quel momento, non parli. Gli altri potrebbero essere solo d'ostacolo. E va bene. A questa notte.
Quale bestia feroce cammina curva verso la preda con l'unico intento di distruggerla? Mi fa venire la pelle d'oca. L'ho già sentita. Me l'hanno detto in tanti che faccio questo effetto. Come si sente in quegli indumenti? Come il fottutissimo Lord Byron. Non dica sciocchezze. Non l'ho mai vista così elegante. Fa freddo quando si caccia di notte. Noi non cavalchiamo spesso in America. Infatti non andremo a cavallo. Cavalcare di notte è pericoloso. Suppongo che lei abbia un piano. Mettiamolo alle corde. Il posto migliore è nella gola. Io preferisco correre per difendermi. Lo so che ognuno ha i propri metodi. Ma si ricordi una cosa. Non andrebbe lontano. Stia dietro di me! Friedrich! Ho sentito qualcosa! Friedrich! Dannazione! Friedrich! Thank you.
Ma dove diavolo è? Ce l'ho fatta ad arrivare qui. Ma dov'è Von Glover? È il lupo?
Lei. Il mio segreto è stato scoperto. Ovviamente non sono un cacciatore. Questo schifo mi fa star male. Ha meno esperienza di quanto pensassi. Ancora per poco, ne sono certo. È la ferita. Dobbiamo pulirla. Credo che mi abbia preso. Cazzo! Oh mio Dio! Gli ho sparato io! Lei mi ha costretto a sparargli! Va tutto bene! Oh, cazzo! Meno male che mi ha costretto a sparargli. Andiamo. È meglio tornare allo chalet. Sì. Domani la riporteremo a Monaco. Credo che abbia cacciato abbastanza per oggi.